Benvenute e benvenuti a Woman Pride, Parata dell'Orgoglio Femminile, un progetto di Donna Reporter. 20 interviste a donne che con il loro lavoro incrinano il muro del silenzio che circonda la condizione femminile, criminalità organizzata, ingiustizia sociale e conflitti dimenticati. Oggi con noi è Albertina Soliani, che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Dico alcune parole di presentazione. Albertina Soliani è stata parlamentare per l'Ulivo e per il Partito Democratico. Dal 2008 al 2013 è stata presidente dell'Associazione Parlamentare Amici della Birmania ed è ancora attiva nel tenere alta l'attenzione su quanto accade in Birmania alla popolazione e ad Aung San Suu Kyi. Parleremo con lei delle azioni intraprese a sostegno della resistenza birmana. È presidente dell'Istituto Alcide Acerbi, lo ricordiamo, è uno dei luoghi e degli istituti di storia e memoria antifascista. È la casa dove sono stati trucidati i fratelli Acerbi dai fascisti nel dicembre del 1943. Albertina Soliani inoltre ricopre la carica di vicepresidente dell'ANPI. La prima domanda è sulla resistenza in Birmania. Il 1° febbraio del 2021 è stato dichiarato fuori legge il partito di cui Aung San Suu Kyi era presidente, The National League for Democracy, e lei stessa è stata arrestata assieme a tanti altri compagni di partito. Tanti sono riusciti a darsi alla macchia e ad ingrossare le file della resistenza che da allora combatte l'esercito della giunta militare. Tu sei in contatto stretto con la resistenza. Che cosa ci puoi dire e che cosa siete riusciti ad ottenere a livello internazionale? Posso dirvi che la resistenza del Myanmar è nata nelle ore stesse del golpe militare. La cosa non mi ha stupito perché da alcuni anni seguivo il popolo birmano, San Suu Kyi, nei suoi passi verso la democrazia. Siamo agli inizi degli anni 2010-2011, Aung San Suu Kyi viene liberata dopo i 20 anni di arresti domiciliari e di carcere e pian piano comincia questa apertura verso la democrazia, fino alla vittoria delle elezioni del 2015, quando Aung San Suu Kyi, in convivenza con i militari, perché ne aveva tre generali dentro il governo, interni, difesa e confini, e poi soprattutto una ipoteca, insomma, che era quella del potere dei militari durato decenni. Tuttavia, alle elezioni abbastanza libere e molto regolari, lei aveva stravinto e quindi non poteva essere presidente del Myanmar perché aveva sposato uno straniero, cioè un inglese, aveva i figli che erano di cittadinanza anglosassone. E quindi, però, hanno inventato un ruolo consigliere di Stato che si poteva paragonare al nostro Premier. Quindi lei aveva preso la guida del paese, sia pure condizionata. Questo nel 2015. E io ho visto, perché già ero in rapporto con loro da alcuni anni, ho visto cambiare la società, specialmente da parte dei giovani. Tutti avevano il telefonino, pur vivendo in condizioni anche di grande povertà, cioè era la connessione col mondo, era la libertà, era una grande esperienza di avvio della democrazia, che è stata confermata con le elezioni del 2020, in piena pandemia, con Aung San Suu Kyi che tutte le mattine parlava su Facebook con la sua gente spiegando come dovevano difendersi dalla pandemia. Il suo ruolo è sempre stato questo, di grande condivisione, tanto che la chiamano Madre Su. Insomma, nel pieno della pandemia, quelle elezioni hanno sancito la vittoria strepitosa di nuovo con più dell'80% della Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi. È stato in quel momento, novembre 2020, che si è cominciato a capire che i militari non avrebbero più accettato le regole della democrazia, ma si sentirono umiliati perché il loro partito ha preso il 6% e minacciati nei loro privilegi, soprattutto la cupola, cioè i capi.
con Min Aung Hlaing, il capo dell'esercito, che adesso ha preso il potere e che aveva la grande ambizione di diventare presidente della Repubblica. Soprattutto sotto c'era il timore che in questa seconda fase della democrazia Aung San Suu Kyi e i suoi parlamentari con l'80% avrebbero messo in moto quelle riforme che avrebbero tolto privilegi ai militari. Dirò di più, io so, ho messo in fila un po' le cose, che nella nuova fase ci sarebbe stato anche un procedimento della giustizia nei confronti dei capi dei militari per la vicenda dei Rohingya. Questo era nelle cose, perché c'era stata anche l'audizione all'AIA. San Suu Kyi si era impegnata con una frase che i giornalisti non hanno colto fino in fondo, ma ha colto benissimo Min Aung Hlaing, cioè ha detto: la giustizia del Myanmar procederà. Evidentemente per queste ragioni c'è stato il golpe militare del 1 febbraio del 2021. Ecco, io ricordo quella sera arrivavano le telefonate dei nostri amici che ci dicevano: guarda che qui sta succedendo qualcosa, sta arrivando il golpe, prendono il potere, interrompono la strada della democrazia. E ci dicevano: arrivano i caschi blu dell'ONU. Io sapevo che non sarebbe arrivato nessun casco blu dell'ONU, e se anche fosse arrivato non credo che avrebbe risolto le cose. Ebbene, in quei primissimi giorni, in quelle primissime ore, la gente, cioè i cittadini, gli studenti, le donne, moltissime donne, sono scesi in strada e hanno cominciato a fare la disobbedienza civile, non violenta. Cioè i medici, gli infermieri, gli insegnanti uscivano dai luoghi di lavoro, non ci tornavano. I medici poi aiutavano i malati fuori dagli ospedali, perché negli ospedali erano entrati militari. Gli insegnanti non andavano più nelle scuole e cercavano di stare con i loro studenti fuori. Cioè c'era una solidarietà di vita civile, democratica, che in modo assolutamente determinato non ne voleva più sapere del regime militare. Dopo una settimana di grandi manifestazioni, naturalmente in quelle primissime ore era già stata arrestata Aung San Suu Kyi con il Presidente della Repubblica, con i capi dell'NLD, tutti presi e messi in galera, e per una settimana ci fu una resistenza non violenta per le strade, con i militari che tenevano a bada, ma ecco, le cose più forti furono i lanci dell'acqua, insomma, comunque strumenti di contrasto, ma non letali. Dopo alcuni giorni è cominciata l'oppressione più violenta. La prima a morire è stata una ragazza in una manifestazione a Naypyidaw, è stata uccisa, e addirittura in quei primissimi giorni sparavano alla testa. Pare che dietro l'orecchio di Min Aung Hlaing ci fosse un monaco estremista, nazionalista, birmano, che dava l'indicazione: dovete sparare alla testa. Da allora migliaia di morti, giovani arrestati, tutti gli attivisti per la democrazia, condannati a morte, impiccati, un parlamentare giovane molto vicino a San Suu Kyi, Ko Jimmy, che io ho conosciuto, della generazione 88, degli studenti della rivolta dell'88, che è stato appunto impiccato, e poi grandi violenze contro le donne ovunque, e specialmente questo scontro fra l'esercito e il popolo, ritenuto responsabile perché resiste, perché dovrebbe invece accettare i militari, e in quanto resistente diventa il nemico, e quindi bombardamenti sui villaggi. Sul piano internazionale devo dire che sta accadendo quello che vediamo in tutto il mondo, cioè una grande debolezza della politica, della negoziazione. L'ONU praticamente scomparsa. È vero che nella comunità internazionale i militari non sono stati riconosciuti,
neanche Carlo d'Inghilterra li ha chiamati a rappresentare il Myanmar alla sua incoronazione. E addirittura all'ONU è rimasto il rappresentante del Myanmar messo da Aung San Suu Kyi, che è contro i militari. Quindi diciamo che sul piano della legittimazione internazionale questi non sono considerati, ma hanno l'appoggio formidabile della Russia, che vende armi e li sostiene militarmente, la Cina, distante ma vicina, e lì con 3.000 chilometri di confine, molto interessata ai suoi affari in Myanmar, un po' tratta con i militari e un po' tratta con i gruppi etnici armati antimilitari. E quindi io confido che la Cina possa decidersi presto a dare una mano alla riconciliazione nazionale, al ristabilimento delle regole della democrazia, insomma alla fine del regime militare, perché il regime militare è una fonte di grande instabilità anche per la Cina, quindi non conviene. L'ASEAN, che comprende anche il Myanmar, sono i 10 paesi del sud-est asiatico che sono connessi tra loro, hanno posto delle condizioni ai militari, ma i militari non se ne sono interessati, e quindi sul piano internazionale una risoluzione dell'ONU aiuta l'opposizione, perché chiede la liberazione dei prigionieri, il riconoscimento della volontà del popolo, ma non ci sono ancora elementi forti per dire che ci sarà una svolta. L'unica svolta che sta avvenendo in questi lunghi mesi da allora è la resistenza. L'ONU ha considerato che circa il 60% del territorio, specialmente rurale, non è più sotto il controllo dei militari, ma è sotto il controllo dei ribelli. Ci sono le infermiere e i medici dell'area dei Karenni, che è a sud del Myanmar, al confine con la Thailandia, che stanno organizzando nella foresta, nei villaggi, con la liberazione che si sono dati, stanno organizzando le prime tracce di un servizio sanitario e scolastico. Sui camion hanno costruito delle cliniche mobili per aiutare le persone che hanno bisogno. Quindi c'è un Myanmar che si sta difendendo dall'interno, che sta resistendo, che ha messo a dura prova i militari. La partita non è ancora finita, tuttavia fino ad oggi la resistenza è molto in campo. Manca la politica, l'Unione Europea, gli Stati Uniti in un qualche modo cercano di poter svolgere un ruolo, ma come si sa la politica internazionale oggi è molto debole, l'ONU è molto in difficoltà, e quindi il Myanmar patisce di questo. Mi sento di dire che il popolo del Myanmar sta resistendo e tiene aperta la strada per una uscita da questa crisi. Speriamo che sia prima possibile. Conosco la situazione da diversi anni, sono molto vicina da sempre in rapporto con Aung San Suu Kyi. Devo dire che in questa parabola così tragica vedo una sorta di identificazione finale tra il popolo e Aung San Suu Kyi. Lei è in carcere, il popolo è in carcere. Prima c'era solo lei in un certo senso, anche se poi c'erano stati molti studenti e altri resistenti, attivisti in carcere, ma adesso è un popolo intero che è con lei. O meglio, sono insieme nel volere la stessa cosa, che è la democrazia. Un grandissimo messaggio per noi che abbiamo la democrazia, ma forse non la amiamo così appassionatamente come loro. È vero. Grazie per questa risposta esaustiva, Albertina. Io vorrei approfittare per affrontare un nodo un po' cruciale che tu hai accennato, ed è stato il momento in cui si sono scatenate le persecuzioni contro la minoranza musulmana dei Rohingya. Ricordiamo che questa è una minoranza musulmana in un paese che è totalmente buddista. E a causa di queste persecuzioni
come tu hai accennato, Aung San Suu Kyi ha dovuto comparire davanti alla Corte Penale Internazionale all'Aia nel dicembre del 2019 per chiedere la ragione delle accuse di genocidio che erano state mosse dal Gambia, un paese membro. A mio avviso, in Occidente pochi sono stati in grado di capire la posizione delicata di San Suu Kyi, costretta a mantenere un profilo basso sulle questioni etniche, per poter continuare a rimanere nel Parlamento e non offrire il fianco alla giunta per estrometterla, come in effetti poi è successo. A questo punto penso che l'isolamento in cui è venuto a trovarsi a livello internazionale ha favorito le mosse della giunta, che ha capito di avere la via libera, visto che San Suu Kyi non era più una paladina dei diritti umani agli occhi dell'Occidente. Corto? Hai descritto bene, sostanzialmente. In questi anni siamo stati non solo spettatori, ma anche protagonisti dentro questo approccio occidentale, soprattutto verso Aung San Suu Kyi, così critico in quegli anni, e facevamo fatica naturalmente a capire, anche ad esprimerci, Amnesty International, anche lei, perché evidentemente nella vicenda dei Rohingya c'era la violazione dei diritti umani fondamentali, a cominciare dalla cittadinanza. La storia naturalmente è molto lunga, i Rohingya sono arrivati lì, pare, dall'area del Bengala, quindi in Birmania li chiamano per esempio non Rohingya, ma bengali, bengalesi. No? Sono arrivati con gli inglesi, quando gli inglesi erano in India e poi in Birmania, e quindi se li portarono con sé come manovalanza, come lavoratori. Quindi c'è tutta una storia molto lunga, ma la loro storia è anche questa: si sono insediati specialmente in quell'area verso est, vicino all'India, nell'area del Rakhine, un luogo molto importante anche nella storia del Myanmar, e sono stati sempre fino appunto a questi anni senza cittadinanza, in grandi difficoltà di vita naturalmente, e guardati non in maniera inclusiva, diciamo così, dai buddisti, della stragrande maggioranza del popolo del Rakhine. Ci sono molti elementi che danno il senso di questa complessità, per cui in sostanza quella semplificazione che ha detto ma perché Aung San Suu Kyi non parla e lei la responsabile di questa cosa è stata una semplificazione dell'Occidente catastrofica per gli effetti, ma era anche disonesta, ingiusta secondo me nelle premesse, perché avrebbe dovuto esaminare la situazione com'era. Aung San Suu Kyi non era libera di poter dire fino in fondo quello che sapeva, per la ragione che avrebbe semplicemente anticipato quel colpo di Stato che è arrivato dopo. Perché? Perché lo stesso suo paese, il popolo del Myanmar, sentiva i Rohingya come qualcosa, non dico di estraneo, ma di possibile anche avversario, nemico, perché il timore di questi anni, io credo, da quel che ho capito, è che essendo musulmani i Rohingya, in quella zona potevano quasi aspirare, se avessero avuto diritti, no, ad uno Stato islamico che avrebbe minacciato, ovviamente, secondo loro minacciava la loro posizione di paese buddista. Tanto più che vicino c'era la Malesia, l'Indonesia, grandi paesi, il Bangladesh, i musulmani. Quindi questo timore ha fatto sì che alla fine, io so bene perché ne ho parlato con lei, che Aung San Suu Kyi, appena arrivata al governo nel 2016, agli inizi del 2016, la prima cosa che ha fatto, ha messo in piedi la commissione per il Rakhine, per i Rohingya, con a capo Kofi Annan, cioè lei per prima ha internazionalizzato il problema. E io ho seguito tutta questa vicenda perché nell'anno Kofi Annan le ha consegnato, ero lì quando la cosa è avvenuta, mi ricordo nel marzo del 18, a metà di mandato, il primo rapporto sulla situazione, poi alla fine un rapporto completo in cui dava le indicazioni
al Myanmar, alla Repubblica dell'Unione del Myanmar, di cosa doveva fare per i Rohingya. Tutte le cose sensate che si possono immaginare. Aung San Suu Kyi ha detto ok, i militari hanno detto no. E nell'agosto del 17 c'è stata la cacciata, c'è stato un episodio, pare che un gruppo armato dei Rohingya, insomma l'ARSA, un raggruppamento, abbia attaccato presidi militari. La risposta è stata devastante, hanno ammazzato, cacciato circa 700.000 Rohingya. Segnalo che dopo di tutto questo, oggi i Rohingya sono in parte nei campi del Bangladesh, in parte sui barconi che cercano di raggiungere delle sponde da qualche parte, ma nessuno più in sostanza nell'Occidente si preoccupa della situazione. Esatto. I militari, sappiatelo, in questo momento stanno cercando di vedere se un po' di Rohingya ritornano in Myanmar per legittimarsi davanti all'opinione pubblica mondiale. Quindi c'è un intreccio perverso di queste cose. Io sono andata all'AIA, ero là quando c'era Aung San Suu Kyi alle udienze, ho partecipato, ho visto tutto, ho sentito. Ero rimasta molto colpita quando Aung San Suu Kyi aveva deciso di andare lei a rappresentare il suo paese all'AIA per dimostrare che non c'era stato intento di genocidio. E infatti bisognava poi vedere se in effetti c'era intento di genocidio, c'era stata persecuzione indubbiamente. E lei, secondo me, ha fatto in modo di mettere il Myanmar nella posizione di chi dice adesso si impegna per non fare genocidio, naturalmente, per inserire. Quindi aveva una prospettiva positiva di sviluppo. Ricordo che aveva anche, oltre alla commissione con Kofi Annan, aveva lavorato per una progettazione nello stato del Rakhine che fosse inclusiva e valorizzasse il pluralismo sociale e religioso. Cioè, mentre in Myanmar viaggiava di più l'idea che ciascuno deve stare per conto proprio, e in realtà tutte le situazioni anche di sviluppo del territorio e sociale dovevano vedere insieme le scuole miste dove andavano sia i figli dei Rohingya sia i figli dei buddisti. Cioè Aung San Suu Kyi stava lavorando per questo. Naturalmente tutta la campagna internazionale non ha messo in luce niente di queste cose. Io ho una sensazione che questa operazione internazionale molto insistente contro Aung San Suu Kyi, a Oxford hanno tolto i ritratti dai luoghi che lei aveva frequentato, prendeva spunto dalla situazione dei Rohingya, che veniva amplificata a livello internazionale dalla comunità musulmana internazionale. Il Gambia, che ha fatto lui la richiesta, ha fatto l'accusa di genocidio alla Corte di Giustizia, è un piccolo paese, poverissimo, cioè da solo non si capisce che non poteva fare nulla, rappresentava il strumentalizzato internazionale. E naturalmente ci sta benissimo questo. A Londra il mondo musulmano è molto protagonista, certo. Sia della situazione economica, finanziaria, il sindaco, eccetera. Cioè c'è stata tutta un'operazione che da parte musulmana ha difeso i Rohingya, certamente, e però mi sono sempre chiesta perché attaccare prevalentemente Aung San Suu Kyi, mentre le ragioni si sa benissimo che erano altre, c'erano i militari lì che erano loro responsabili e non c'era verso che lei ci mettesse parola perché non avrebbero ascoltato. La condizione di semidemocrazia, insomma, era questa. Ecco, la mia sensazione è quella che adesso vi dico. Con il premio Nobel ad Aung San Suu Kyi, naturalmente motivato, il mondo occidentale immaginava che Aung San Suu Kyi sarebbe stata un'icona dei diritti umani là in Asia e anzi sarebbe stata come la paladina dell'Occidente contro la Cina. Io so bene che giustamente, secondo me, Aung San Suu Kyi non ha mai pensato di mettersi contro la Cina.
di essere la rappresentante dell'Occidente contro la Cina. Non solo perché la Cina era un vicino, almeno per 3.000 chilometri i confini sono tra loro due, ma perché c'erano 70 anni di rapporti e perché è giusto avere rapporti di collaborazione. Il certo. Tema dei diritti umani in Myanmar e in Cina sappiamo bene che è molto sensibile, ma lei è anche una politica, lei me l'ha sempre detto, dice io non sono un'icona, io sono una politica, perché ha l'amore per il suo paese e cerca politicamente, si cerca di lavorare con le condizioni che hai. C'è stato un cambiamento in questi mesi di rivoluzione sui Rohingya, secondo me straordinario, ma nell'Occidente appunto non se ne parla perché non è che interessi granché, a dire la verità. Quando ci furono le prime manifestazioni per le strade di Yangon, delle città, c'erano dei cartelli in cui si chiedeva scusa ai Rohingya da parte del popolo del Myanmar, che non aveva mai preso posizione come società civile verso a sostegno dei Rohingya, e chiedevano scusa perché capivano che stava capitando a loro quello che era capitato ai Rohingya, tanto più che contro i manifestanti nella parte poi più repressiva dei giorni successivi era all'opera il battaglione che aveva cacciato i Rohingya e aveva compiuto quelle violenze. E quindi c'è stata una specie di saldatura tra l'esperienza del popolo del Myanmar e quello dei Rohingya. E oggi nel governo di unità nazionale in esilio, diciamo quello dell'opposizione, quello costituito, che sta assieme attraverso i legami di internet, perché non si sa dove siano i ministri, sono in parte dentro, in parte fuori. Ecco, nel NUG, nel governo di unità nazionale, c'è un rappresentante dei Rohingya. Questo è un salto di qualità notevolissimo. Queste cose sta vivendo il Myanmar. Una grande oppressione, una grande repressione, una grande ribellione, un grande desiderio di realizzare un futuro di libertà e di pace. E sarebbe interessante seguire questo loro cammino. Se l'Occidente fosse veramente interessato all'Asia, al resto del mondo, mettendo insieme, anche facendo dialogare le religioni diverse, buddisti, musulmani, ma come vediamo la stessa vicenda dell'Ucraina se lo sta dimostrando, sta prevalendo il discorso sugli interessi di potere, sulle armi e non su altro. In questo senso oggi il Myanmar è veramente quasi ai margini del mondo e si potrebbe dire della storia, in realtà no, secondo me ci sta dicendo come sta cambiando la storia di questo secolo. Quindi continueremo a tenere alta l'attenzione su questo popolo e vediamo. Io so poi, ho letto diverse cose, che la presenza delle donne nella resistenza in Myanmar è una presenza consistente, attiva, presente, e sono state anche riconosciute perché hanno messo in atto delle tecniche di disobbedienza civile molto originali. Certo. I tempi ci impongono, veniamo in Italia. Il 25 aprile Casa Cervi l'ha celebrato, ovviamente. E mi ha molto colpito il fatto che la celebrazione è stata intitolata Resistenza femminile plurale. Ci vuoi parlare del perché di questa scelta? Sì, abbiamo connesso la resistenza italiana di circa 80 anni fa con la resistenza di oggi, che è in molti luoghi del mondo. Quelli che conosciamo di più sono in Afghanistan, sono in Myanmar, sono in Ucraina, sono in Iran. E c'è un tratto comune, ci sono le donne oggi, moltissime donne, molto attive. Sul palco di Casa Cervi con un mare di gente, una cosa incredibile,
Abbiamo portato una partigiana oggi novantenne della Resistenza italiana, Teresa Vergalli, straordinaria, che ha dato il suo contributo in video, stava a Roma, non riusciva a venire, ma è reggiana, è di Bibbiano. Una donna con una testimonianza straordinaria non solo di vita, di politica, di resistenza, ma di coraggio verso il futuro, di visione per i giovani. E poi sul palco abbiamo chiamato donne che rappresentano la resistenza dei loro paesi oggi e che appunto è praticamente al femminile. Una rappresentante dell'Ucraina, c'era poi la ministra degli esteri di questo governo di unità nazionale del Myanmar, che è Zimma Raung, c'era la rappresentante delle donne iraniane, c'era la rappresentante delle donne curde, del Kurdistan, un'altra resistenza straordinaria. Loro hanno parlato e si hanno raccontato, e è come se io ero lì sul palco con loro, vedevo la folla e per la prima volta, credo, sentivano dal vivo la resistenza di questi paesi, perché non c'è talk show italiano che stia lì a raccontare queste cose. E con una visione, quella delle donne, che è positiva, di vita, di senso del futuro, sapendo che puoi sacrificare tutto quello che hai oggi perché sogni per il domani, per le nuove generazioni, qualcosa di diverso, perché non puoi sopportare la malvagità, la disumanità, l'oppressione di oggi. E c'era una commozione molto grande tra la gente, perché c'era questo impatto, questo rapporto molto stretto. E oggi è così. Le donne nel Novecento sono state in testa ai cambiamenti, hanno fatto le rivoluzioni anche di cultura, il diritto di famiglia, delle professioni. Oggi, nel momento in cui non l'avremmo immaginato, Fiorella, ma siamo dentro la stretta che è tra la pace e la guerra, molto estesa nel mondo, con le democrazie piuttosto fragili dappertutto, con le oligarchie, non sai neanche come chiamarli, gli autarchici, gli oligarchi, cioè la gente lì, in parte stupida, in parte egoista, in parte violenta, certamente disumana, anche delinquente. E i popoli cosa fanno? Ci sono i popoli che resistono. E dentro i popoli, sul fronte della resistenza, ci sono le donne. E non soltanto perché loro sono le prime vittime di queste violenze, intendiamoci, lo sappiamo bene, ma anche perché sono quelle che hanno più energia di cambiamento per il mondo. Quindi io credo che a Casa Cervi, il 25 aprile 2023, doveva dare il senso della tragedia del mondo, ma anche della sua salvezza possibile, e che è quella delle donne. Mi domando se non fosse possibile una spinta in questi giorni, proprio adesso, in Europa, nel mondo, delle donne, sia nella vita sociale, sia nelle istituzioni politiche, per cambiare i paradigmi di questa guerra, di questo approccio così violento e così bellicoso e di potere nel governo del mondo. Noi abbiamo bisogno di cambiare questo mondo per salvarlo anche, proprio esso stesso, il pianeta, e credo che le donne sarebbero davvero il soggetto non solo più consapevole, ma anche più capace. E quindi in questo momento mi aspetterei una presenza delle donne, si mettano assieme, ci sono donne bravissime ovunque, intellettuali, in tutto il mondo, in tutti i continenti, e ci vuole il coraggio di dire: e adesso vediamo se possiamo pensarci noi. Ecco, una cosa del genere secondo me sarebbe il segnale di questo ventunesimo secolo, e in questo senso anche il Myanmar, anche le donne nel Myanmar sono davvero all'avanguardia. Posso dire non solo più solo Aung San Suu Kyi, ma tantissime donne. Di recente io mi sono collegata con Piu Piu Tin, una parlamentare che è alla macchia nella foresta insieme con molti altri. Quando internet tiene riusciamo connetterci, era sotto una tettoia, una sua
casa, come si può chiamare, non lo so, insomma, senza pareti e fuori la foresta. Io ero in casa mia con le pareti, con i quadri, capite, con tutto molto normale. Le ho detto, ma più Putin, hai la casa senza pareti? E lei mi ha risposto, così riesco a vedere meglio col cuore le altre persone che sono fuori. Hai capito? Certo. Così è la loro rivoluzione, piena di umanità. Hanno un'espressione in inglese che è meglio che io non vi dica, che non lo so bene, ma la sostanza in italiano è questa: i ribelli in Myanmar, non a sangue freddo. I militari uccidono a sangue freddo. Chi fa la rivoluzione non lo fa a sangue freddo. Ha molti pensieri. Se può, evita di uccidere. Ha soprattutto una visione alternativa della vita, della politica, della società. Questo è il mondo che sta nascendo e forse ancora non ce ne siamo accorti in Occidente. Perché l'Occidente ha molti suoi interessi da preservare. E quella storia di quell'accusa così plateale, così generalizzata, con le agenzie che andavano tutte in un certo senso contro Aung San Suu Kyi sulla vicenda dei Rohingya, ci dice di più. Ci dice che l'Occidente misura quanto tu gli servi. Serviva quando le è andato il premio Nobel, evidentemente, per affermare là i principi di umanità, meritatissimo perché evidentemente era in quelle condizioni, ma avrebbero voluto che poi fosse stata a servizio degli interessi dell'Occidente in Asia. Aung San Suu Kyi non era così e non l'ha fatto. Ottima, giusta osservazione, perché molte persone qui da noi sono, diciamo, vittime della propaganda dei media e non sanno leggere le notizie, anzi non ci sono nemmeno le notizie, e sono tutte quante pilotate, quindi mi ha fatto molto piacere. Fiorella, la comunicazione è parte del problema, mi dispiace, sì. Ma anche l'informazione. Probabilmente più che è parte, è anche appunto, oltre che essere di parte, è anche all'origine del problema. Sono contenta anche della sottolineatura che tu hai fatto per quanto riguarda le donne. Oggi c'è un mondo di donne che combattono nella resistenza. Per quanto possiamo, noi vogliamo dare visibilità a questa realtà, perché probabilmente, come tu dicevi, può essere il nuovo assetto del mondo. Da questa resistenza delle donne può nascere il nuovo assetto del mondo. Vuol dare il suo minuscolo contributo in questo senso. Vogliamo che le donne prendano coraggio ed entrino a far parte sempre più del fare del mondo, ognuna partendo da quello che è e da quello in cui crede e da quello che può. Però dobbiamo inondare il mondo del nostro agire, del nostro fare. Non dobbiamo... È arrivato questo momento. Io credo che il 2000 sarà il secolo delle donne. Un po' è una questione anche storica. Adesso tocca. Ci tocca. Va bene, con queste parole grazie Albertina per il tuo contributo. Sicuramente ci sarà molto utile per far conoscere quello che accade in questa parte dimenticata del mondo e per avere anche un po' ristabilito un po' di verità su quello che è successo. Grazie ancora a voi. E a chi ci ascolta voglio ricordare che se volete conoscere più a fondo il programma di Donna Report, di Woman Pride, lo potete trovare sulla pagina Facebook di Donna Reporter. A presto.